Volevo un attimo che tu ci raccontassi dal tuo punto di vista questo che potrebbe essere nelle prossime ore un grande calciatore della Lazio, anche se arriva a questa età, però stasera lo troviamo in campo. Ma non, tu non credere, perché io credo che la stagione migliore di David Silva sia stata quella di 2 anni fa. Quindi significa che a 32 anni ha fatto la sua stagione migliore a livello proprio anche di gol, di incidenza. Perché ti ho parlato di Guardiola? Perché c'è un libro che si chiama Metamorfosi di Per Arnau, che è uno scrittore spagnolo, e Metamorfosi è un libro su Guardiola, che non è questo che io sto finendo di leggere, che è Coaching Guardiola, che parla più del Guardiola uomo e del Guardiola impegnato fuori dal campo, ma parla proprio di come Guardiola guarda e vede il calcio. E si parla molto di David Silva, perché Silva nasceva come esterno alto d'attacco, giocatore dalla tecnica che neanche ve lo stiamo a raccontare, perché parlano per lui i piedi, che Guardiola mette a centrocampo, gli fa fare la mezzala. Quando lui arriva al Manchester City stravolge quasi completamente la squadra, e uno dei perni è David Silva. Perché? Perché ha la capacità di sia dribblare l'avversario che mantenere la calma quando viene pressato, ed è una qualità che quello che adesso il secondo di Guardiola, ossia Juan Malillo, dice di apprezzare molto nei calciatori. Il calcio moderno vuole calciatori sicuri di se stessi e che sappiano anche reggere alla pressione di essere marcati, e David Silva fa quello. Lui si è trasformato in mezzala e lo fa in maniera perfetta, perché sa quando sganciarsi, sa quando portare l'appoggio, sa come creare gli spazi e come riempire gli spazi. È un giocatore di intelligenza, è un calciatore che tu non dici quella è una giocata da David Silva, ma le sa fare tutte. Gioca nello stretto, si prende le responsabilità, ha un sinistro pazzesco, è un calciatore che sa giocare vicino alla porta, ma sa giocare anche vicino alla porta della tua squadra. Quindi se la Lazio riesce a mettere dentro un calciatore di questo spessore tecnico soprattutto, ma anche mentale, perché è un calciatore di caratura internazionale, la Lazio fa un bel colpo, perché nello stesso tempo ha una sorta di anche alter ego di Luis Alberto, o di giocatore che può giocare con Luis Alberto, perché sicuramente David Silva ama giocare con giocatori di qualità, ma probabilmente ha dalla sua in più una dote, che è quella della leadership, che probabilmente magari a Luis Alberto, che invece è un leader in campo, ma di carisma ne ha poco, probabilmente, mentre David Silva è un giocatore che quando entra in campo tu sai già che se gli dai la palla sicuramente qualche cosa ti viene fuori, anche quando viene pressato. Quindi sarebbe un acquisto pazzesco della Lazio a parametro zero, sia concettualmente che tecnicamente. E quindi questa è una bella descrizione di David Silva. David Silva parla proprio da solo.